Vincenzo De Luca torna ad incrociare le lame con il governo nazionale. In occasione della Lezione sulla Costituzione agli studenti del Liceo Severi di Salerno, il presidente della Campania contesta la riforma dell'autonomia differenziata immaginata dal ministro Calderoli. Se dovesse passare, sarebbe la morte del Sud, l'atto d'accusa di De Luca. Aspre critiche anche alle politiche di Roma su scuola, sanità e riparto delle risorse del fondo di coesione. L'unità d'Italia dobbiamo ancora farlo. Abbiamo fatto l'unità formale, ma dal punto di vista dei diritti fondamentali, penso alla salute, penso alla scuola, penso alla sanità pubblica e alla scuola pubblica, vi è un divario in qualche caso vergognoso fra nord e sud del Paese. Il sud ha bisogno di investimenti e di lavoro, ma incredibilmente anche su questo... Stanno tagliando le risorse destinate al Sole. Non è mancato poi un commento sulla vittoria di Ellie Schlein alle primarie PD. De Luca è stato tra i sostenitori dell'ospidante Stefano Bonaccini e con la nuova guida il rapporto è tutto da costruire. Io guardo dall'esterno alle vicende della politica politicante, sono impegnato a fare un lavoro concreto per mia fortuna. E alla domanda se avesse avuto modo di sentire Schlein, De Luca ha risposto così. Le ho detto che sono impegnato nel lavoro di governo della regione Campania. Infine, un passaggio sui temi ambientali della città. Le fonderie Pisano devono essere chiuse perché inquinano e non fanno nulla per evitarlo, ha detto De Luca. Ma prendere una decisione del genere significa mettere a rischio un centinaio di lavoratori.